Finalmente questa è l'ora giusta per la cena, quindi arriva cotto, mangiato e digerito. Prendi nota, eh? Benvenuti anche oggi nella mia cucina. Oggi prepareremo una vera delizia, un dessert fuori dal solito, il dessert di kaki. Chiamato anche la cacata. Il procedimento è molto simile a quello della cassata. Andiamo ai fornelli che vi faccio vedere. Ma non è un dessert. Avete un frullatore? Cucina dessert. Io sì. Nel frullatore unite il latte con le nocciole. Frullate il tutto. Poi lasciate riposare per un paio d'ore. Le nocciole. Nel frattempo vi guardate una puntata di Beautiful e un paio di episodi di Uomini e Donne. Ci sta. A questo punto stendete la pasta sfoglia. Con una forchetta fate dei piccoli buchi. Ci sta. Allargatela con una placca. Infornatela a 200 gradi per circa 20 minuti circa. Ecco qua. Tagliate i cacchi a fettine. Spolverizzateli con il resto dello zucchero a velo e passateli al grill. Versate nei piatti un po' delle due salse. Adagiatevi le sfogliatine formate da due dischi e farcite i cacchi canditi. Infine decorate con le nocciole. Oh, ecco qua. E poi servite. Mi raccomando, se avete anche il cerotto al dito come me, fate scivolare qualche gocciolina di sangue, tanto col cacco non si distingue. Cotto, mangiato e digerito con la cacata, fate presto! Hai segnato? Sì, la cosa che non ho capito bene è lasciare riposare le nocciole tritate. Questa roba mi manda un po' fuori. Le devi lasciare riposare le nocciole. Per il resto tutto bene.